Fabio Capizzi. Salve a tutti, sono Fabio Capizzi e rappresento l'associazione Palermo Fumetto. L'associazione si occupa di tutto ciò che riguarda il fumetto e che gravita attorno a questo mondo, quindi anche animazione, culture diverse che si occupano di fumetto. Saremo presenti anche noi a Catania per poter documentare l'evento, riporteremo in tempo reale attraverso filmati e altro via internet tutto ciò che accade. E siamo sempre pronti a collaborazioni esterne, accomunati come noi da una passione sfegatata e incredibile per il fumetto. Si vogliono unire, vogliono partecipare, vogliono rendere questa associazione, questo gruppo sempre più ampio, apportando il loro contributo. È aperta a tutti, non ha scopo di lucro, è composta da gente che segue il fumetto da una vita, da sempre. Però si paga 1 milione di euro di Ma una iscrizione. volta soltanto, è giusto dirlo, poi okay, non avendo scopo di lucro dobbiamo in qualche modo sovvenzionarci, se no come facciamo? Anche perché sì, si può pagare a rate, ovvio. Uno degli scopi principali dell'associazione è quello di fare venire gli incontri con gli autori, con i disegnatori, quindi portare il fumetto in questa città dove prima di manifestazioni come questa o qualcun'altra non era neanche concepibile un evento del genere. Ci si riunisce periodicamente, si ha a che fare con altre realtà, come questa associazione di Sicilia Giappone, dove c'è la possibilità di collaborare, magari in eventi vari. Come dicevo, siamo sempre pronti ad accogliere con le nostre fila tutti quanti, tutti quelli che credono nel fumetto come mezzo di comunicazione, innanzitutto perché è un mezzo di comunicazione sottovalutato, ma immediato, che può arrivare ovunque, e nei messaggi che può trasferire. Detto questo, vi ringrazio perché già pesa questo microfono e lo ripasso sempre al Gottino, che ringrazio per lo spazio. Di niente, è soltanto un piacere perché per me, ovviamente chi mi conosce lo sa bene, l'investimento morale, perché è questo di più per me che c'è sul fumetto e nel fumetto in quella che è la città, è qualcosa, solo l'idea che ci sarà questa fine settimana, diciamo, mi emoziona particolarmente. Mentre aspettiamo che stanno veramente arrivando sempre Dario ed Anna, può dire qualcosa anche Antonio Sì, Pierrotta? io veramente due parole, Accesso? non sono molto abituato a parlare in pubblico. Sono Pierrotta, rappresento la scuola del fumetto di Palermo e la Casa del Cartoon, che è una società che si occupa di cartoni animati a Palermo da una ventina d'anni. Naturalmente aderiamo molto volentieri a manifestazioni come queste di Catania perché sono gli unici momenti in cui ci si può confrontare, ci si può mettere, si possono conoscere autori, è il momento in cui molte persone che vivono come isole sperdute in un oceano enorme possono finalmente incontrarsi e scambiarsi anche dei pareri. Ed è molto importante che ci sia una manifestazione come questa anche in Sicilia, visto che fino adesso non abbiamo avuto grossissime possibilità per far conoscere il fumetto ad una scala un po' più ampia. Io penso che sia questa la base per poter creare sia nuovi disegnatori che anche nuovi lettori, che secondo me è anche molto più importante creare soltanto dei disegnatori. Ed è solo parlandone e quindi scambiando le informazioni che si può ottenere questo. Sono loro concise. Grazie. Sì, grazie sempre ad Antonino. Ora, qual è la cosa interessante di tutto questo? Perché alla fine è un investimento fare una fiera di questo tipo, ed è un investimento per tutti. Io ho trovato, diciamo, simpatia immediata, un'immediata unione con due ragazzi di Medeo, proprio nel momento in cui ci siamo incontrati, perché erano assolutamente consapevoli che con questa predizione loro sarebbero andati terribilmente sotto con quello che è il budget e il rientro, un po' come i discorsi che fa anche Fabio sull'associazione non profit, cose di questo tipo. Cioè, non che ovviamente se loro ci guadagneranno qualche cosa sarà soltanto un bene
per quello che è il futuro ovviamente della fiera, però essere consapevoli di questo e farlo lo stesso vuol dire che c'è una seria intenzione a fare qualcosa con un vero La volontà di interesse, realizzare cose diverse, finalmente, come i problemi sono proprio le realtà che esistono, ma sono fragmentate. Esatto. Io penso che sia la base dell'altro per far crescere il settore, Sì. cioè ci vuole, noi siamo abituati qua in Sicilia un po' a essere un po', diciamo, schiavi delle pubbliche amministrazioni, no? Se non c'è un minimo di finanziamento difficilmente si fa qualcosa. Cioè il fatto che si comincia anche a muovere qualcosa a livello di imprenditoriale in maniera molto ampia, cioè che qualcuno si mette in gioco anche i propri denari per poter creare qualcosa e soprattutto farla rimanere stabile sul territorio, secondo me è veramente una delle cose più positive che ci Assolutamente. possa O si essere. faceva, perché Antonino lo sa perché mi ha sempre parlato, o si faceva così, cioè in maniera così grossa come, esatto, come investimento e come intenzioni, o non c'era motivo di farlo, perché purtroppo sarebbe rimasta quella mezza misura difficile, con ancora più difficoltà a crescere in questi termini. A questo punto magari invitiamo il presidente dell'associazione, esatto, in Giappone, che può dire qualche cosa. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Cannizzo, presidente dell'Associazione Culturale Sicilia Giappone, un'associazione che opera a Palermo dal 2002 e ha come scopo quello appunto di fare conoscere le tradizioni, la cultura, la filosofia giapponese in Sicilia e creare ovviamente questi rapporti di scambio tra il mondo giapponese e il mondo della cultura occidentale. Io ringrazio intanto gli organizzatori di Etna Comics per averci dato la possibilità di essere presenti anche in questo importantissimo evento. Mi congratulo con questi giovanissimi organizzatori che sono riusciti a realizzare un evento appunto investendo in cultura e facendo cultura. Noi saremo presenti appunto nella Japan Rooms, ovviamente proporremo quelle che sono le tradizioni più conosciute della cultura giapponese, come ad esempio ci saranno dimostrazioni di origami con delle prove pratiche, coinvolgendo anche il pubblico, insegnando anche a realizzare un origami, ci saranno anche delle cerimonie come la cerimonia del tè o l'arte nella vestizione del kimono, il kintsugi, ci saranno anche dei brevi saggi ecco, di lingua giapponese, insomma tutto ciò ecco, che riguarda, che rimanda alle tradizioni giapponesi. È importante creare delle occasioni di incontri, di scambio culturale. Ecco, creare un evento come Etna Comics in Sicilia è secondo me un momento di un'occasione di incontro e di confronto, perché soltanto unendo ecco, delle forze culturali, varie discipline, varie tradizioni, ecco il fumetto, che poi il fumetto ovviamente, ecco la culla del fumetto è proprio il Giappone, il fumetto è un veicolo di cultura, attraverso il fumetto si esprime quella che è la storia, la cultura di un popolo, di una civiltà, per cui è un'occasione anche io, grazie all'associazione, ho conosciuto proprio Capizzi, ora sto conoscendo Sergio, Dario, Alessio, persone con cui spero di collaborare anche in futuro per poter meglio diffondere, unire le nostre forze e realizzare qualcosa a prescindere da quelli che possono essere gli aiuti, i sostegni delle pubbliche amministrazioni che nel mio caso sono stati sempre pressoché inesistenti. Ed è proprio la volontà e il desiderio di fare cultura, di diffondere la cultura, quello che si sa fare. Secondo me è proprio questo che può fare crescere la nostra società. Per cui io vi ringrazio, spero che veniate tutti numerosi, vi soffermiate anche nella Japan Rooms dove ci saremo noi come Associazione Culturale Sicilia-Giappone e io mi auguro un bocca al lupo per questo importantissimo evento. Grazie. Grazie. Ovviamente,
l'investimento da parte di tutti, si intende realmente tutti e si intende anche dai visitatori, che è a suo modo un piccolo investimento quello di prendere un pullman e andare da Palermo a Catania. Non è certo un investimento enorme, però sicuramente è più economico che andare a Lucca, possiamo metterla in questi termini, e si può anche rientrare in giornata. A proposito di Giappone, mi viene in mente un altro degli ospiti che sarà presente, perché poi sono veramente tanti, continuiamo a dire, che è Yoshiko Watanabe. Yoshiko Watanabe è una carissima amica per quanto mi riguarda, è una grandissima autrice storica dell'animazione giapponese, ha collaborato con uno su tutti, Osamu Tezuka, tanto per fare un nome di un certo tipo, che è il padre del manga moderno e in generale effettivamente di quello che è il manga dagli anni 50 in poi. Quindi lei ha collaborato a serie come Kimba, Il Leone Bianco, per dire, roba storica di questo tipo, anche a Rocky Joe.